brief. Buonasera a tutti, mi sentite? Perfetto. Buonasera e benvenuti a tutti a questa terza Zoom del percorso che abbiamo creato io e Vale sui social. Intanto brava, grazie Vale che condividi lo schermo. Questa sera premetto subito che sarà un pelino più lunga rispetto alle altre volte perché veramente c'è tanta roba. E faremo ancora degli esercizi, e comunque sarà un pelino più lunga. Allora, partiamo subito. Se non sei in vista, non sei nella testa. Quindi, di cosa parleremo stasera? Uno, l'interazione con le storie. Quindi, l'altra volta abbiamo visto come strutturare delle storie. Oggi, invece, guarderemo come fare per capire. Cioè, bello mettere le storie e tutto, ma come fare per capire e usarle come strumento di lavoro. Gli insights, che sono molto utili per capire appunto se una storia colpisce di più rispetto a un'altra, quindi capire la direzione giusta da prendere. Tre, capiremo cos'è un personal branding e come strutturarlo, i post e i repost, e infine tratteremo anche gli hashtag. Quindi adesso partiamo con l'interazione con le storie, lascio un attimo la parola a Vale. Ciao a tutti ragazzi, buonasera. Senza perdere troppo tempo, partiamo appunto come possiamo vedere quando le persone interagiscono e rispondono ai vari questionari, domande, eccetera, eccetera. Perché l'altra volta vi abbiamo fatto vedere come inserire nelle storie domande, quiz, eccetera, ma vi abbiamo mostrato poi come vedere se le persone hanno risposto. Allora, come sempre, schermate in modo che potete vedere. Quando andate sulla storia, sulla vostra storia, nella domanda che avete fatto in questo caso, scorrendo dal basso verso l'alto, vi si alzerà questa schermata così e potrete vedere tutte le risposte. A questo punto la cosa che potete fare è interagire in due modi differenti. Ribadisco un attimino il concetto. So che molti di voi questa cosa la sanno già fare, però noi abbiamo pensato davvero a tutti, quindi anche a chi queste cose non le sa fare. Potete decidere di condividere la risposta. Allora, a questo punto la risposta verrà messa nelle vostre storie e qui potete fare quello che volete in base a tutto quello che vi abbiamo fatto vedere nelle lezioni 2. Quindi, se non sai cosa si può fare in una storia, riguardati la lezione che abbiamo fatto la volta scorsa, dove ti mostriamo come mettere immagini piuttosto che fare video, filtri, robe del genere. Quindi puoi mettere quello che vuoi, oppure cliccare invia un messaggio e ovviamente poi il sistema ti porta a inviare un messaggio che arriverà alla persona che ha interagito con la domanda in privato. Quindi non sarà pubblico, sarà proprio un inizio di una messaggistica privata con quella persona. Questo per quanto riguarda le domande. Le interazioni con gli sticker sono, la procedura è più o meno la stessa, nel senso che tu scorri sempre dal basso verso l'alto col dito e puoi notare tutte le persone che hanno interagito con lo sticker. Per esempio, in questa storia noi avevamo messo ti piacerebbe avere un corso social gratis, ok? Qui Silvia ha fatto questo, io avevo cliccato la faccina. Andando poi nella freccina che vi compare sulla destra rispetto alle risposte dello sticker, potete inviare un messaggio in privato a quella persona. Qui vi abbiamo voluto mettere una chicca, perché io l'ho testata parecchie volte e funziona. È un messaggio che di solito io mando anche Silvia alle persone che cliccano sullo sticker, no? Ciao, ho visto che hai cliccato su questa faccina in questa storia, volevo sapere se è stato un errore o se sei interessato ad avere informazioni. L'80% delle persone che vi segue vi risponderà che è stato un errore, ma che era da un po' che ti seguiva e che voleva informazioni. Io ho testato questa cosa, quindi potrebbe essere interessante come cosa. Poi risposta alla barra di gradimento, stessa procedura, si scorre sempre dal basso verso l'alto, ok, nella storia. A questo punto vedete chi ha interagito con la barra di gradimento e fino a che punto ha interagito. Per esempio, noi qua avevamo messo 1, 2, 3, 4, 5, potete non mettere nulla sopra, ma semplicemente la barra, insomma, in base alla vostra richiesta. Potete anche qui, con la freccina laterale al nome, andare a mandare un messaggio in privato alla persona che ha interagito. Risposta ai quiz.
solita cosa, si scorre dal basso verso l'alto, vi compare il nome di chi ha interagito in questo modo, anche di chi ha interagito e cosa ha messo, quindi qua ve la potete giocare abbastanza bene con i messaggi privati in base a quello che risponde la persona, no? Qui per esempio io avevo indovinato, ok, quindi ti piacerebbe sapere come ottenere questo corso, in base alle altre domande che avete messo, le altre quiz che avete messo, le altre risposte del quiz che avete messo, ovviamente vi giocate il messaggio in modo diverso. Se si chiede la cosa giusta, si ottiene la risposta giusta, quindi un po' di furbizia ci sta nelle storie. Risposta ai sondaggi, stessa identica cosa, scorri dal basso verso l'alto, comparirà la percentuale dei messaggi. Qui le cose che puoi fare però sono due: o condividi i risultati, quindi la percentuale del sondaggio compare in una storia, in questo caso puoi fare quello che vuoi, vedi la lezione 2, puoi fare una scritta, puoi fare un video, puoi mettere una foto, puoi fare qualsiasi cosa, oppure stessa procedura di prima, puoi rispondere in privato alle persone che hanno risposto al sondaggio. Tutti questi strumenti sono utili per iniziare a chiacchierare con le persone, per fare contatti, quindi assolutamente consigliati sempre. Ora andiamo a vedere quelli che sono gli insight, lascio ancora la parola a Silvia. Magari sblocco il microfono, mi sentite? Gli insights sono molto importanti, io li utilizzo quasi tutte le sere, nel senso che vado spesso a tenere monitorato un po' l'andamento del mio account. E perché sono utili? Perché appunto tenere tutto sotto controllo permette di conoscere meglio sia gli orari, perché uno può avere alle ore 15 come orario di più visualizzazioni, uno può essere alle 22, cioè dipende un po' da quello che pubblicate e quello che sono i vostri follower. Quindi permette di capire qual è l'orario migliore per pubblicare e soprattutto anche capire cosa piace e cosa non piace al vostro pubblico. Quindi adesso vi abbiamo fatto, come la scorsa volta, dei video, degli screenshot con dei video per farvi vedere come andare proprio a capire dove trovare queste statistiche. Adesso invece andiamo a vedere quello che sono gli insights relativi solo alle storie. Quindi andiamo sulla nostra storia. Ho preso una delle ultime perché racchiude tutto, ci sono tutti. Vi comparirà appunto questa schermata. Voi cliccate sui tre scalini che ci sono di fianco alle visualizzazioni e vi aprirà tutta la parte inerente appunto agli insights, dove vedrete i titoli in grassetto, quindi panoramica, copertura, eccetera. Di fianco c'è quel cerchiolino con la I che sta per info e lì vi spiega nel dettaglio. Account raggiunti 38, ma se vedete nelle visualizzazioni sono 39. Quindi significa che una persona ha riguardato quella storia una seconda volta. Quindi in realtà abbiamo aggiunto 38 account unici come visualizzazione. Nella copertura vedrete che 37 sono le persone che ho come follower che hanno visualizzato la storia e una persona non è un mio follower ma ha visualizzato la storia lo stesso, quindi in qualche modo è arrivato al mio account. Poi, se andiamo più in basso, vedremo interazioni con le storie. Condivisione vuol dire che qualcuno ha ricondiviso la vostra storia. Risposte, se qualcuno ha risposto a questa storia. Navigazione. Allora, qui abbiamo avanti, prossima storia, indietro e uscite. Avanti significa il numero delle persone che non ha finito di guardare tutta la storia e ha un tocco sulla destra, sullo schermo, per passare alla storia successiva. Prossima storia, invece, significa che la persona ha trascinato il dito da destra a sinistra per guardare la storia, ma non la prossima nostra storia, ma la storia dell'account successivo nella sequenza delle storie in alto. Poi c'è indietro, questo è un dato molto importante perché quando analizzerete tutte le vostre storie giornalmente, dove ci sono più click su indietro, significa che la storia precedente ha avuto un impatto, quindi più indietro ci sono, più significa che la storia precedente ha colpito, perché significa che in questa storia precisa la persona ha cliccato sulla parte sinistra dello schermo per tornare indietro a guardare la storia precedente. Uscite significa invece che sta guardando la storia e ha semplicemente chiuso Instagram senza
guardare qualcos'altro. Attività sul profilo, invece, visita al profilo significa che la persona da questa storia è andata a cliccare il vostro profilo e a sbirciare. Follower vuol dire la persona che guardando questa storia non è vostro follower e vi ha aggiunto il follow da questa storia. E tocchi sul pulsante email, vabbè, è sempre per toccare la parte dell'email nel nostro account. Quindi questi sono dati molto importanti, soprattutto quelli della navigazione, perché ci fanno capire quante persone tornano indietro per guardare la storia precedente. Io guardo molto questo dato perché giornalmente guardo un po' dove ci sono più click su indietro, significa che la storia precedente ha colpito, quindi cercherò di riproporla o rifare una cosa simile perché mi piace e interessa. Ok, quindi questa è la parte inerente solo alle storie. Invece ci si possono vedere anche gli insights e quindi le statistiche per quanto riguarda Ciao, in questo video. il generale, quindi non soltanto le storie, ma tutto, quindi dai reel ai post a qualsiasi cosa. E anche qui abbiamo fatto un piccolo video. Video voglio mostrarti come monitorare i tuoi dati, i tuoi insight all'interno di Instagram. Allora, andando in alto a destra, trovi queste tre righettine. Cliccaci sopra. Ecco, questa è la schermata che ti comparirà, ti basterà cliccare appunto la quarta dicitura che è Insight. Una volta cliccata, tu avrai a disposizione dei dati che secondo me sono molto importanti. Come vedi, in alto a sinistra, compare appunto ultimi 7 giorni. Ci sta, tuttavia, potresti prendere in considerazione di aprire, fare, creare un tuo file Excel, dove vai a monitorare diverse date, diverse tempistiche. Ora va bene, iniziamo a guardare gli ultimi 7 giorni, cosa è successo. Se clicchi su account raggiunti, ti fa vedere la tua copertura nelle varie città. In questo caso, per esempio, il 5,4% delle persone che segue il mio account è di Roma. Pazzesco. Scorrendo da destra verso sinistra, puoi vedere anche i paesi principali. Abbiamo un 85%, 85,5% che mi segue dall'Italia, ma abbiamo anche un minimo di pubblico spagnolo, tedesco e francese. Andiamo avanti, fasce di età principali. Come vedete, è molto, il mio account, per esempio, dai 25 ai 44 anni è molto seguito, quindi sicuramente so che sto parlando con un target, un pubblico abbastanza giovane e questo può essere indispensabile come dato da conoscere per comprendere che tipo di slang, che tipo di linguaggio anche utilizzare. Andiamo avanti a scorrere. Vedete qui ci sono nel mio account il 71,8% di uomini e il 28,1% di donne. Anche questo è un dato molto interessante e molto importante. Ora, se scorriamo in basso, possiamo vedere che durante questa settimana la metà delle persone che mi ha seguito erano follower, l'altra metà non erano neanche miei follower. Quindi anche questo dato può essere utile a comprendere che puoi essere seguito anche da persone che in realtà non ti seguono e puoi invitarli a seguirti come diventando ovviamente attrattivo nelle tue storie. Andiamo avanti. La copertura ovviamente è quella che riguarda i tuoi post, le tue storie, i tuoi reel, i tuoi video. Come vedete, la maggior parte delle persone che mi hanno seguito o hanno interagito o hanno visto un mio post arriva dai reels, un argomento che tra l'altro tratteremo nella prossima lezione. Andiamo in basso, fa vedere i post più popolari. Ecco, controllare quali sono i post più popolari ti serve a capire qual è la comunicazione che devi tenere. Quindi cliccando proprio sulla freccia post più popolari, ti darà la possibilità di vedere tutti i tuoi post e di capire quale post ha interagito di più. Ok? Ovviamente qua in alto trovate anche la possibilità di selezionare per esempio co copertura, invece capire interazioni, commenti, follower, l'impression, i mi piace, cosa è stato salvato, i tocchi sui vari pulsanti. Invece andando a destra dove c'è scritto l'anno scorso, potete anche qui guardare, che ne so, gli ultimi 7 giorni, gli ultimi 30 giorni,
clicchiamo gli ultimi 7 giorni. Gli ultimi 7 giorni, il reel che ho postato di Firenze è quello che ha avuto più copertura. Torniamo indietro, andiamo avanti, storie più popolari. Stessa identica cosa, no? Cliccando su storie più popolari, possiamo vedere qual è la copertura degli ultimi 14 giorni. Ok? Torniamo indietro, reel, stessa cosa, clicchiamo sulla freccina. In questo modo possiamo vedere quali sono le coperture più grandi all'interno dei miei reel. Torniamo indietro, video più popolari, stessa identica cosa, freccina, analizziamo, video in diretta più popolari, stessa cosa, freccina. Scorrendo in basso possiamo vedere anche l'impression, ok, è un aumento del 0,4%, basta che sia in positivo e positivo, va bene. Tuttavia, se vedete in basso, ho meno 4% di visite sul profilo e meno 37,5% su tocchi al sito web. Questo vuol dire che devo lavorare su questa cosa, devo migliorare questa cosa. Torniamo indietro. Ok, abbiamo visto la panoramica degli account raggiunti e i contenuti che abbiamo condiviso. Se andiamo su account che hanno interagito, puoi vedere che anche qui ci sono diverse numeri, fasce d'età, genere. L'interazione sono proprio quelle persone che poi hanno fatto qualcosa all'interno del mio profilo, hanno risposto, hanno commentato, hanno messo mi piace. Tutte quelle interazioni utili da conoscere. Ecco qui per esempio negli ultimi 7 giorni hanno interagito 137 persone, la maggior parte da Roma, la maggior parte italiana, la fascia d'età è dai 35 ai 54, la maggior parte sono sempre uomini. Scorrendo in basso puoi vedere anche che il 24 su quei 337 era non follower e ha interagito, interazioni con i contenuti 694, stessa cosa qui, puoi andare ad analizzare le storie più popolari, le interazioni con i post, i mi piace, i reel, i video popolari, le interazioni con i video, le interazioni con le dirette. Torniamo indietro, numero di follower. Questo è il numero di follower, puoi capire tranquillamente il tuo numero di follower, da che paesi ti seguono, la loro fascia d'età, il loro genere, ma la cosa più importante scorrendo in basso è andare a capire in quale orario l'attività con i tuoi follower è maggiore. Per esempio qui si vede che alle 18 di sabato c'è stata un'attività maggiore, il venerdì per me è sempre alle 18, il giovedì è sempre alle 18, mercoledì alle 18. Ecco, cliccando sopra le barre potete vedere anche i numeri. Martedì sempre alle 18, ok? Abbiamo scoperto che sicuramente il mio orario, per esempio, è alle 18. Perché? Perché c'è molta più interazione. Torniamo indietro, scorrendo verso il basso, ovviamente puoi vedere i contenuti che hai condiviso, i post, le storie, i reel, i video, i video in diretta e le interazioni. Quale regola funziona con gli insight? Entraci e smanetta a mille, cioè prendi carta e penna, un Excel, qualsiasi cosa tu ti trovi meglio ad utilizzare e inizia a scrivere, a analizzare il tuo profilo e comprendere qual è il momento migliore per pubblicare e qual è il tuo pubblico. Quindi se io so che il mio pubblico è un pubblico prettamente maschile in quella fascia d'età, è ovvio che la mia comunicazione sarà differente rispetto a che una comunicazione che potevo avere se mi seguivano donne di, che ne so, 65 anni, che in quel caso lì magari, che ne so, esempio, potevo parlare di più di anti-aging piuttosto che. Mi raccomando, fate attenzione a questa cosa perché è veramente molto importante. Ok, adesso invece andiamo a vedere, questa era la parte un pochettino più con numeri, dati, forse un po' noiosa, ma in realtà è veramente molto molto utile. E adesso invece andiamo a vedere la parte del personal branding, quindi la parte del perché le persone dovrebbero comprare da noi, perché le persone dovrebbero sceglierci. Quindi per questa parte qui, quindi come creare il personal branding,
Vai, Vale. Ecco, forse se anch'io apro il microfono va meglio. Allora, crea il tuo personal branding. Perché è importante avere un personal branding? Come c'è scritto qui, fare personal branding significa gestire in maniera strategica la tua immagine professionale. Quello che gli altri percepiscono di te e che farà scegliere te al posto di qualcun altro. Applicando il personal branding puoi consolidare il tuo posizionamento, differenziarti dagli altri e renderti più riconoscibile e memorabile. Quindi qua tutti abbiamo gli stessi strumenti, lo stesso negozio e gli stessi prodotti, perché una persona dovrebbe prendere da te, perché tu sei stato in grado di far di te, della tua immagine professionale, un altro mezzo in più per andare avanti la tua strategia e vendere poi te stesso. Quindi, 7 punti fondamentali per il tuo personal branding. Il punto uno è l'autenticità. Ora, ragazzi, ovviamente noi qua parliamo dei social, però potete applicarla in generale questa cosa. Autenticità. Per comprendere come cambiare la comunicazione è utile partire da un semplice esercizio. Dobbiamo descrivere noi stessi con 3 aggettivi che ci rappresentano maggiormente e poi chiedere ad amici e collaboratori di fare lo stesso e confrontare le differenze. Devi comprendere se tu sei autentico nei confronti di te stesso e in quello che trasmetti agli altri. Io credo che se tu non sposi i tuoi valori personali, ti viene difficile il tuo lavoro. Questo non significa che devono essere uguali, che ne so, i miei devono essere uguali a quelli di Silvia o uguali ai vostri. Ognuno ha i suoi valori. Se c'è qualche incongruenza in questo, sei limitato in quello che fai. Secondo punto è fare la differenza. La comunicazione deve essere al servizio del cliente senza però sfociare in una vendita dei propri prodotti o servizi. È necessario puntare a costruire la propria comunicazione e creare empatia anche in modo indiretto con chi ci segue. Quindi perché quella persona dovrebbe scegliere proprio te? Molto spesso chi vuole vendere non vende. Perché se passi troppo da venditore, la gente scappa via subito, anche perché la gente sa quello che facciamo benissimo, non è una cosa che nascondiamo. Noi, chiunque entra sui nostri social vede il nostro shop, vede i nostri post. Devi comunicare con lo stesso loro linguaggio e in condivisione, creare empatia. Le persone si devono sentire attratte da te perché tu sei come loro. Perché si rispecchiano in te, non perché tu gli vuoi vendere qualcosa. Se vuoi vendere, la maggior parte delle volte non vendi. Devi creare quella connessione che quella persona dice: ok, io devo andare a comprare da lei perché lei è come me, io mi rispecchio in quella cosa. Quell'altra persona vende gli stessi prodotti, però non è lei. Terzo punto, la coerenza. L'autorevolezza parte dall'essere credibile, ma richiede necessariamente coerenza. Risulta difficile esserlo se la nostra immagine comunica qualcosa, le parole un'altra e le azioni un'altra ancora. Se questi elementi non sono allineati, difficilmente attrarremo fiducia. Esempio, noi vendiamo Fitline, vendiamo benessere. Se ti vai a mangiare il panino da McDonald's, ci sta. Se lo pubblichi una volta al mese, ci sta. Se tu tutte le sere fai vedere che ti mangi il panino da McDonald's e poi vendi Fitline, forse non c'è molta coerenza con quello che fai, ok? Cerchiamo di mandare un messaggio. A volte l'esempio è il miglior messaggio, ok? Questo voglio dire. È bello se tu scrivi un post dove parli di benessere, bellezza, però se poi tu con l'esempio nelle tue storie mostri che fai tutt'altro, capisci che la gente dice, ok. Questo lo fa per vendere, perché poi è il primo che non ascolta quello, cioè non fa quello che dice. Coerenza con tutto quello che decidi di essere, sempre. Altro punto importante è superare le tue paure. Non serve essere un personaggio noto per dar voce alla propria opinione. Mi fermo un attimo qui prima di andare avanti a leggere, perché molte persone sono convinte che per poter dire la propria su una cosa personale. Ok, se io non sono un professore di matematica, non mi metto a parlare di numeri nello specifico, questo ci sta. Tuttavia, se tu hai la tua idea su un prodotto e sai che funziona, ma perché devi aver paura a raccontarlo sui social? Cioè, ci sono persone che hanno paura ancora a fare le storie, ma perché?
cosa succede? Non succede assolutamente niente, stai dando la tua idea, stai dando la tua opinione. Molto spesso le persone che hanno più appeal sul pubblico sono proprio quelle che danno la possibilità anche agli altri di esprimere la propria opinione riguardo a specifici temi, in modo neutrale e diretto. Esprimi la tua opinione, parla di quello che fai, hai un buon prodotto, hai una buona azienda, hai un buon team, non hai motivo di avere paura. Stai dando qualcosa di valido, stai portando qualcosa che vale alle persone. Basta con le paure, lanciamoci un po' tutti su questa cosa qua che fa la differenza. Motivazione. Spieghiamo in modo trasparente per quale motivo abbiamo scelto di intraprendere la nostra attività e qual è l'obiettivo che vogliamo raggiungere. Questo consente di legarci a persone allineate al nostro approccio. Anche Steve Jobs, abbiamo messo questo esempio, a distanza della sua scomparsa, continua a influenzare il brand e la sua comunicazione. Il suo modo di porsi è stato inoltre un altro degli elementi chiave che hanno reso Apple un brand prestigioso, un vero e proprio lifestyle. La motivazione è la chiave di quello che facciamo, perché se no non eravamo qua. Là fuori è pieno di gente che cerca la motivazione, che cerca una soluzione per i propri problemi. E cerca un mezzo valido. E noi abbiamo un mezzo valido, abbiamo la nostra motivazione e con la nostra motivazione possiamo colpire tante persone, andare a impattare su tante persone. Quindi parliamo della nostra motivazione, del nostro perché, parliamo dello stile di vita che abbiamo, di quello che vogliamo ottenere in trasparenza. E qua ci va molto anche il credo che hai in quello che fai. Se tu credi in quello che fai, non avrai paura a dire io sono qui perché ho questa motivazione e so che con questo mezzo posso arrivare a raggiungere. Che sia, voglio dimagrire, voglio mettermi in forma e con questi prodotti otterrò risultati, o che sia, voglio liberare il mio tempo, costruire qualcosa e io so che con questo mezzo, con questa azienda posso farcela. Prendere posizione su ciò che riteniamo possa contare davvero un elemento di leadership e di ispirazione. Molto spesso la paura del giudizio ci frena dal trasmettere il nostro credo rispetto a quello che stiamo facendo. Anche lì, prendi posizione con quello che fai, anche sui social. È normale che un contatto in presenza sia più facile. Perché? Perché lì la gente ti parla, sei di persona sui social. Se non fai tutte queste azioni, viene difficile creare empatia, perché sei dietro uno schermo, non hai modo di guardare negli occhi una persona. Per arrivare ad ottenere dei contatti, serve che tu fai tutte queste piccole azioni. Devi un attimino rompere il ghiaccio, e per rompere il ghiaccio devi prendere posizione. E dietro a un social è indispensabile. Ultima cosa, se non sbaglio, ho perso il conto, il target. Fare personal branding è un investimento importante in termini di tempo e risorse economiche. In realtà noi qua di soldi da spendere non abbiamo, però il tempo sono soldi, ok? E anche il tempo è denaro. È inutile intercettare le persone in target affinché si possa attuare una strategia è utile intercettare le persone in target affinché si possa attuare una strategia di personal branding davvero funzionante. Quello che stiamo facendo stasera è darvi delle nozioni che vi serviranno, poi dopo parleremo tra le altre cose, per esempio, degli hashtag, ok? Per creare il vostro target. Mettervi lì un 30 minuti per sistemare la vostra idea rispetto a quello che è il vostro pubblico, il vostro target, rispetto alla vostra comunicazione, rispetto a questi punti, è un investimento di tempo che vi farà poi guadagnare. Perché se cambiate comunicazione e trovate la chiave giusta, è normale che avrete più risposte. Quindi avete solo da guadagnare se vi mettete lì e investite magari mezz'ora del vostro tempo per dire ok, adesso ho capito che io devo parlare con queste persone e ho capito che la mia comunicazione deve essere di questo tipo. Quindi questo era l'ultimo punto del personal branding. Io adesso ripasso la parola a Silvia perché abbiamo preparato un attimo un altro esercizio. Quindi levo un attimo la condivisione, così la lascio a lei e vediamo insieme un attimo questa cosa da fare insieme. Esatto, adesso facciamo un esercizio, condivido con voi questo che poi sicuramente gireremo anche nel gruppo. Allora, come ha già anticipato prima Vale, provate a mettere giù tre aggettivi che vi rispecchiano secondo voi. Poi prendetevi poi del tempo, con calma, fatelo poi quando mandiamo le slide, però
Questi tre punti teneteli lì senza farli vedere ad altre persone e poi chiedete a altre cinque persone, amici, parenti, persone che vi conoscono bene, di la stessa cosa, cioè chiedetegli secondo te quali sono tre aggettivi che mi rispecchiano e li mettete a paragone. Se gli aggettivi che vi danno i vostri amici sono simili, comunque rispecchiano quelli che vi vedete su di voi, siete già a buon punto, perché vuol dire che quello che pensate di voi è anche quello che trasmettete poi agli altri. Quindi infatti fatevi la domanda, i miei amici mi vedono per come io stesso mi vedo? Se la domanda è no, probabilmente bisogna rivedere qualcosina. Se la domanda è sì, già va molto bene. Come posso rendere autentico e congruente il mio personaggio rispetto a quello che vedo io e che vedono gli altri? Questa è una domanda che ti fai se non combaciano gli aggettivi tuoi a quelli dei tuoi amici. Quali lati di me stesso posso migliorare per essere più impattante con il mio target rispetto alla visione che hanno di me e che io stesso ho di me? Nel senso, anche lì, se ho un aggettivo, non so, sono sorridente, sono solare e io le mie storie, i miei post li faccio tutti dove non sorrido, non comunico energia, non sono coerente con quella che sono. Quindi bisogna comunicare in base a veramente quello che siamo noi. Poi, questa cosa è una cosa che veramente, Vale l'ha già detto prima, ci sono ancora troppe persone che non si mettono in gioco, troppe persone che non ci mettono la faccia sui social. Quindi veramente ognuno di voi prendete 60 secondi del vostro tempo, non di più, perché le persone dopo un po' all'inizio ovviamente si possono stancare. All'inizio colpiscono i primi secondi di una storia, di un video. Mettetevi lì con il viaggio dell'eroe che abbiamo fatto la volta scorsa, con lo storytelling, e fate un 60 secondi di video, raccontate qualcosa, qualsiasi cosa scegliete voi, in base sempre all'esercizio invece della lezione 1 che avevamo fatto, selezionate una nicchia e quindi volete parlare di un prodotto, ok, 60 secondi e parlate di quel prodotto e riguardatelo, magari fatelo guardare anche qualche vostro amico, chiedete dei feedback. Anche qui esponiti, questo sappiamo tutti che è uscire dalla zona comfort. Io stesso, anche adesso, prima magari ci mettevo un giorno intero per fare una storia, adesso magari ci metto 4-5 minuti, però anche adesso non vi nego che, cioè, quando devo fare una storia l'ansietta ce l'ho lo stesso, ma penso sia normale, ce l'hanno tutti, però bisogna veramente allenarsi mettendoci la faccia. Quindi rispondi anche a queste domande. Quante volte al giorno ci metto la faccia io sulle storie? Quanta paura ho di fare le storie? E cosa può aiutarmi a superarle? Perché anche questo è soggettivo. All'inizio può essere che tu da sola in una stanza ti trovi più a tuo agio a fare la storia rispetto che invece avere qualcuno di fronte che ti fa il video. Anche questa è una cosa che va analizzata. Quindi aiutatevi un pochettino capendo nella non zona comfort qual è in realtà quella un po' più confortevole per voi, per imparare a farle sempre meglio. Ora invece, poi dopo comunque le manderemo sul gruppo. Adesso invece andiamo a parlare di quello che sono i post in feed, i repost e gli hashtag. Anche qui mi sembra c'era un video, se non sbaglio. E no, lascio la parola a Vale perché gli spieghi tu, no, non è un video, sono slide. Ok, in realtà non mi Andiamo a ricordo. vedere adesso come mettere un post in feed. Ok, dicevo, in realtà non mi ricordavo neanche se c'era un video o no. Lascio la parola a me stessa a questo punto. Allora, se vedete in alto c'è questo più, lo cliccate, selezionate la foto che vi piace, una volta fatto questo cliccate su avanti. Ecco qua vi mostrerà tutti dei filtri che scorrendo da destra verso sinistra potete applicare, oppure andando in basso a destra potete cliccare modifica. In questo caso ci sono diverse opzioni, come regola che vi permette di spostare la foto a destra e a sinistra, o cliccando nelle barre che vedete, una a sinistra e una a destra, potete, come vedete, spostare nei gradi. Ok. La luminosità, potete abbassarla o alzarla. Il contrasto, la struttura, il calore. Quindi potete mettere freddo o estremamente caldo, la saturazione, il colore vi permette di dare una base di colore alle foto sotto, sfumatura, altre luci e
le ombre, la vignettatura, che è un'ombra che viene applicata lateralmente alla foto, come cornice per esempio, l'effetto, diciamo, sfocato, che può essere rotondo, potete anche con la mano andare sopra e allargarlo piuttosto che rimpicciolirlo, oppure lineare, stessa cosa, andando con la mano potete allargarlo, rimpicciolirlo, addirittura potete spostarlo a destra, a sinistra, come volete. E poi la nitidezza, rende le foto più nitide. Una volta fatto questo, in alto a destra trovate avanti, questa sarà la schermata, quindi scrivi una didascalia, potete scrivere quello che più vi piace. Vi consiglio di aggiungere degli hashtag, ma fra poco li vediamo insieme. Ok. Potete taggare le persone cliccando aggiungi tag e cliccate quello che volete. Oppure invitare a collaborare se volete che qualcuno abbia la stessa foto sul suo profilo. Una volta fatto questo potete andare giù, mettere il logo. Potete anche selezionare Facebook, in questo caso se volete che lo stesso profilo, la stessa foto vada sul vostro Facebook, in questo caso va collegato, lo vedremo in un'altra lezione. Una volta fatto questo, cliccate condividi in alto a destra, il vostro post sarà sulla vostra pagina Instagram. Più avanti poi andremo a comprendere insieme quali post possono essere utili tramite il piano editoriale. Ok. Adesso c'era il repost delle storie quando vi taggano, ragazzi. Allora, quando vi taggano nelle menzioni vi compare proprio il cerchiettino rosa. Basta cliccare sopra o comunque vi arriverà un messaggio in privato anche che la persona vi ha taggato. Aprite la storia della persona che vi ha taggato. In basso c'è il bottone aggiungi questo contenuto alla tua storia. Cliccando sopra potete vedere che la storia di quella persona finisce nelle tue storie. Anche qui potete aggiungere scritte, robe, insomma, come avete visto nella lezione 2. Quindi se volete aggiungere qualcosa andatevi poi a rivedere la lezione 2, dove potete vedere che potete fare comunque ulteriore interazione alla storia che avete ripostato. Che ne so, guarda la storia di eccetera eccetera. Poi c'è il repost dei post. Premessa, per ripostare un post il profilo della persona deve essere pubblico. Se non lo avete ancora fatto, mettete il profilo pubblico. Se c'è qualcosa che non volete mostrare sui social, piuttosto non pubblicatela. Nel senso, i social sono un ottimo strumento per fatturare, per lavorare. Se lo teniamo aperto possono dare dei grandi risultati come uno strumento in più, ma il profilo deve essere pubblico, se no le persone, se voi non avete un profilo pubblico anche gli hashtag sono inutili, perché gli hashtag compaiono nelle home delle persone se il vostro profilo è pubblico, se no tanto vale che li utilizzate, perciò consiglio aprite il profilo, se ci sono cose che non volete far vedere non le pubblicate, le tenete per i fatti vostri. Allora, freccina la trovate qui. Cliccando sopra vi comparirà questa schermata, aggiungi post alla tua storia, ok? Il post di questa persona o il tuo stesso post finirà nelle tue storie. Questa è la prima schermata, in realtà poi se ci cliccate sopra una volta vi compare il contorno bianco con le prime scritte qua sotto. Stessa cosa, cliccando qua in alto potete aggiungere scritte piuttosto che sticker, interazioni, quiz, domande, potete comunque andare a fare altre interazioni anche qui. E poi c'erano gli hashtag, come cercare gli hashtag. E qui dopo vi daremo un altro esercizio che vedrete con Silvia, intanto vi faccio vedere come si fa. Lente di ingrandimento in basso, cercate la parola che vi interessa in base al vostro target, per esempio qua Silvia ha messo benessere, io per esempio utilizzo molto mamma, mamma e figli, proprio così. E scorrete, cioè andate a cliccare tag, perché poi in alto vi comparirà prima su principale, voi cliccate su tag, vi dà una serie di elenchi di tag, potete vedere anche quanti post ci sono per ogni tag e quante persone seguono anche fra le vostre amicizie questo tag, quindi cliccate sul segui, ok, in questo modo il tag innanzitutto vi comparirà anche a voi nella home.
e iniziate a selezionare un po', a decidere in base a questi elenchi quali tag usare. Adesso abbiamo messo una strategia, che è quella degli hashtag 10x, che vi permette veramente di diventare abbastanza presenti, diciamo, nel mondo di Instagram. Voglio mostrarvi la strategia hashtag 10x, che è qualcosa di potentissimo, ragazzi, potentissimo. Se vi impegnate a utilizzarla tutti i giorni, vi garantisco che la differenza la fa. E come funziona? Andate in basso nella lente di ingrandimento, cliccate, nel cerca selezioniamo un hashtag, per esempio scriviamo mamma. Una volta selezionato mamma, cliccate sopra la lente, vi dirà principale, account, audio, tag, luoghi. Voi andate su tag e qui vi compaiono per esempio tutti gli hashtag. Voi selezionate quello che avete identificato come il vostro hashtag da seguire, quindi io vado su mamma. Ovviamente cliccate sul segui in modo che vi compariranno poi nel feed di post di quell'hashtag. Il mio consiglio è andare su recenti e iniziare a commentare 10 post. 10 post di questo hashtag. Ora per esempio ne clicco uno e lo leggo, ok, vai sul commento e scrivi un commento che ovviamente deve essere congruo a quello che ha scritto la foto che avete selezionato. Non è detto che siano le prime 10 foto, insomma sbirciate e sceglietene 10. Fate questa cosa per tutti i 10 hashtag che avete selezionato. È un lavoro che in linea di massima, se ti metti sotto a commentare questi 10 post per ogni hashtag, richiede circa mezz'ora, 40 minuti, ma vi permette anche di fare 100 commenti al giorno. Quindi tanta tanta roba. Ok, abbiamo preparato anche qui un esercizio, quindi tolgo di nuovo la condivisione, la lascia Silvia. Ok, allora. No, ho rimesso quello di prima, scusate. Questo è anche questo un esercizio che, un foglio, più che un esercizio, un foglio che tenete lì, vi stampate e vi tenete lì. Torniamo sempre all'esercizio precedente della lezione 1, dove c'era da selezionare le nicchie. Ecco, qui mettete 10 hashtag che rispecchiano le vostre nicchie. Viaggiare, mamma, benessere, allenamento, palestra, qualsiasi cosa che vi rispecchia in base alla persona che siete, lo scrivete qui e fate la stessa cosa che ha appena spiegato Valentina. Quindi seguite questo tag, ovviamente, e se fate questa strategia, io vi dico la verità, questa non la conoscevo, questa strategia me l'ha spiegata Vale, e l'ho fatta l'altro giorno, è vero, richiede un pochettino di tempo perché sono 100 commenti, quindi comunque pur veloce che sei, io ci ho messo 45 minuti a farlo, però poi ho creato delle interazioni, ma ho iniziato delle conversazioni con delle persone. Ad oggi non è ancora successo niente, ma l'ho fatto l'altro ieri, però comunque sto conoscendo delle persone, perché commentando loro vanno a guardare il tuo profilo e si iniziano a creare relazioni, quindi... Da una volta ho visto che funziona veramente molto. Richiede tempo, sì, se lo avete, investite 45 minuti del vostro tempo giornalmente, sicuramente avrete dei grandi risultati. Oltre a questi 10 hashtag che saranno personali, vi consigliamo anche di aggiungere questi 4 che usiamo praticamente sempre, quindi in realtà alla fine sono 14, quindi ogni storia, ogni post, ogni reel che fate, mettete sempre... hashtag vivi per eccellere, che bello essere noi, io sono il mio prima e dopo, che è appunto il programma che è nato da poco con Alice Aurora, e la TP Creator, quindi questi 4 sempre, perché come dice Vale, ovviamente ci facciamo riconoscere, dobbiamo farci riconoscere, già quando andiamo in giro ci riconoscono perché tutti sanno chi siamo, sui social magari un pochino meno, quindi per farci riconoscere mettiamo sempre questi ultimi 4 perché dobbiamo essere esclusivi noi. Quindi questo è molto importante, anche questo lo faremo sicuramente dopo, come lo manderemo dopo su WhatsApp. Ok, torno in condivisione. Sì, condividi. Niente, adesso andiamo in conclusione per dirvi di cosa si parlerà la prossima volta. Il piano editoriale, avere un'idea di come strutturare un piano editoriale e di perché è importante strutturare un piano editoriale.
come funzionano i reel e come avviare ed annunciare una diretta. Adesso nel gruppo vi manderemo gli esercizi. Chi fosse nuovo e ha bisogno degli esercizi delle vecchie lezioni, potete dircelo in privato che ve li mandiamo ancora anche quelli. E niente, direi che per questa sera abbiamo finito qui. È stato molto interessante, la prossima volta lo sarà ancora di più. E basta. Leviamo la condivisione e ci salutiamo. Buona serata a tutti. Buona serata a tutti. Ciao.